Pronto? Ciao Raffo, sono Alex. Ehi, ciao bestia. Che stai facendo? Indovina. Stavo cambiando le crociere, stavo mettendo a posto. Dimmi. Ascolta, ho un problema. Sto partendo per una spedizione delle mie. Ho però dimenticato una scatola importante alla Gordon Post. Okay. Sto preparando a casa e non ho tempo di andarci. Tu me la puoi ritirare? Va bene. Oh, grazie mille. E poi te la porto a casa. Sì, io sono qui. Va bene, l'indirizzo è sempre quello? Certo, sempre quello. E allora ci vediamo dopo. Le telefonate di Alex sono sempre un po' misteriose. Che sia l'inizio di una nuova avventura? No, non vorrei ritrovarmi ancora perso in un bosco come l'ultima volta. Ehi Lu, ci facciamo un giretto? Dai, facciamo sto piacere ad Alex. Alex è un mio amico naturalista che spesso mi coinvolge nei suoi progetti assurdi. Il problema è che ogni volta ci si ritrova in situazioni complicate e dal tono della telefonata gatta ci cova. Ciao, ciao. Devo ritirare un pacco per Alessandro Gatti, va detto Gordon Post. È questo? Ecco, questa è la scatola, il cellulare. Ok. A posto così? A posto così, grazie. Sì. Grazie a te. Ciao. Ciao. Il telefono, come sempre, è spento. Comunque ad Alex i favori li faccio tranquillamente. In fondo ci conosciamo da una vita e mezza e anche lui ricambia sempre molto volentieri. Ma queste sono coordinate GPS. Ecco, la solita trovata di Alex per farmi incasinare. Vediamo a cosa corrispondono queste coordinate. Solitamente Alex lavora in posti irraggiungibili. Beh, non per il nostro mezzo. Corsica. Corsica del Nord, deserto degli Agriati. Sembra una zona incontaminata. Allora andiamo in Corsica. Per me, Lutien, penso sia arrivato il momento di partire. Prima però dobbiamo prepararci. Cibo, vestiti, tenda, attrezzi, acqua, olio, filtro dell'aria, un controllo rapido alla meccanica, serbatoi pieni, liquido dei freni, una stretta da bulloni, check generale del mezzo e sono pronto per partire. Pronto? Pa. Ciao, ciao, ascolta, devo fare un favore a un amico. Vado via 2 giorni. Okay. Sto caricando la macchina e mi metto in viaggio con Lutien. Stai attento. Ci vediamo i prossimi giorni. Ciao Raffo. Ciao. Carico le ultime 2 borse e mi metto in viaggio con Lutien. Non so proprio dove stiamo andando, ma sicuramente Alex con questa scatola ci avrà riservato qualche sorpresa. Abbiamo impostato il navigatore. Sembrava semplice con il navigatore, ma ci siamo già persi. Stavamo seguendo la strada D81, ma la copertura dei GPS qui non è poi così efficace. San Floran, English, speaking. Per fortuna incontro Alan, un motociclista olandese che mi indica la via giusta per il deserto degli Agriati. Alla fine è una persona molto simpatica e disponibile. Yes. Yes.
Dopo qualche chilometro, eccoci arrivati all'ingresso del deserto degli Agriati. Prima di inoltrarmi sul sentiero, però, devo preparare il mezzo per una strada che in verità non conosco per nulla. E allora regolo la pressione degli pneumatici per adattare al meglio le prestazioni in fuoristrada, visto che finora abbiamo viaggiato solo su asfalto. E assieme a Lutien regolo gli ammortizzatori posteriori e anteriori per ridurre al minimo i sobbalzi dovuti alla strada che percorreremo. In effetti, ammorbidendo le sospensioni, il mezzo assorbirà al meglio le buche e le sollecitazioni del terreno. Un'ultima verifica al mezzo prima di chiudere il cofano, controllo i punti GPS del percorso e posso finalmente ripartire. Il deserto degli Agriati è una zona misteriosa ed incontaminata. 35 km di strade sterrate e montagne desertiche caratterizzano questo arido territorio. Una vasta flora composta da svariati tipi di piante, cedri, ulivi, fichi d'India, mirti ed eucalipti, è interrotta da piccoli sentieri dal transito complicato, gli stessi che io e Lutien stiamo percorrendo. Mentre ci fermiamo un momento per ammirare il panorama, appare uno strano mezzo che subito dopo scompare tra la macchia. Boh, strani incontri. Scendo, metto la videocamera e facciamo una ripresa. Ti va? Scendiamo insieme? Che dici? Dai. In questo viaggio mi sono divertito a riprendere alcuni passaggi particolari perché il video è da sempre una mia passione. E in questo punto particolare del sentiero una pioggia abbondante ha scavato un solco al centro e io ne ho approfittato per posizionare la mia piccola fotocamera. Munito di un piccolo treppiede, l'intenzione era quella di filmare il passaggio del mezzo da sotto, perché sono un patito quasi invasato di tecniche di fuoristrada. Ma prima di effettuare il passaggio mi sono accorto che la fotocamera si era spostata, allora sono sceso per riposizionarla, ma... Si trattava di un piccolo esemplare di Lampropeltis guini. La cosa strana è che non è una specie tipica di queste zone. Può essere che, come capita spesso, qualcuno se ne volesse sbarazzare. Lutien era curiosissima, ma il suo istinto di lupo la faceva desistere dall'annusarlo da vicino. Per evitare di schiacciarlo, abbiamo deciso di spostarlo in un cespuglio al lato della strada. E una volta sicuro siamo ripartiti. Alex ci stava aspettando. Nonostante sia la fine del mese di ottobre, le giornate sono ancora molto calde e Lutien soffre molto le alte temperature. Così spesso ci fermiamo a bere e rinfrescarci. La scorta d'acqua che ci siamo portati potrebbe bastarci anche per una settimana. Solo una piccola sosta però, poi si riparte. Nel deserto degli Agriati la fauna comprende diverse specie animali. Si possono incontrare cinghiali, volpi, svariati tipi di volatili e numerosissime specie di insetti. Ma soprattutto saltano all'occhio le mucche e i tori lasciati in libertà. Incontri particolari, ma da non sottovalutare. Dopo parecchi chilometri percorsi, finalmente arriva l'ora di fare campo, per sistemarsi prima che faccia notte. Giusto in tempo per godersi un tramonto spettacolare.
La notte nel deserto degli Agriati è talmente silenziosa da sembrare inquietante. Abbiamo sentito strani rumori provenire da un cespuglio vicino all'accampamento. Probabilmente un toro, attratto dalle luci, è venuto a curiosare vicino alla tenda. Vieni qui. Siediti seduta. Seduta. Brava. Brava. Che buono. Ok, ci siamo svegliati perché pare che il toro sia venuto a brucare qui intorno stanotte. Fa così paura. Buongiorno, ci siamo appena svegliati, l'utine è già in giro che pascola. L'utine era attratta da qualcosa che faceva molto rumore nei cespugli. Allora ho deciso di seguirla per saperne di più. Solo dopo aver visto il giovane toro, però, ho compreso la situazione pericolosa nella quale si era cacciato. Musa, Musa, no! Proseguendo verso il mare, il sentiero dissestato diventava impraticabile e da lì siamo stati costretti a proseguire a piedi. Eravamo ormai molto vicini al punto GPS che Alex ci aveva lasciato. Zaino in spalla, ci siamo diretti verso la meta con la curiosità di sapere che cosa contenesse quella scatola. Sul nostro percorso ci siamo imbattuti nella meravigliosa spiaggia di Ghigno, che in questo periodo dell'anno però è coperta dalle foglie di un'alga mediterranea, la Posidonia. L'Utien, che io chiamo anche Musa, è un giovane esemplare di cane lupo cecoslovacco. Ha quasi 3 anni, il nostro è un rapporto di profonda amicizia e rispetto. Adoriamo viaggiare e ci spostiamo sempre con il nostro super mezzo da viaggi estremi. Lei è instancabile e non resiste soprattutto alla tentazione di un bagno fresco, al mare, al fiume, addirittura in una pozzanghera. È instancabile e incredibilmente curiosa, come quando sulla spiaggia ci siamo imbattuti in un piccolo scarabeo stercoraro che spingeva imperterrito la sua pesante pallina di cacca. Non ha smesso per un istante di cercarlo tra la sabbia. Per fortuna è volato via prima di essere masticato. Dopo 2 giorni di ricerche eravamo stanchi. Per fortuna il posto meraviglioso e i paesaggi ci distraevano dal peso dello zaino e dei muscoli affaticati. Luce, ehi, dai che ci siamo, su. Devo fare questa consegna. Arrivati sul punto GPS però di Alex, la troupe e la spedizione non c'era ombra. Continuavamo a controllare l'orologio navigatore, ma sapendo che lo scarto non supera mai qualche decina di centimetri, qualche dubbio ci era sorto. Poi Lutien fiuta qualcosa nel cespuglio dietro di noi e trova tracce di Alex.
Guarda, Lu. Una micro SD. Una micro SD. Vuoi dire che... Aspetta, cosa? Ciao Raffo, se stai vedendo questo messaggio è perché hai trovato la micro SD. Scusami se ti avviso in questo modo, ma abbiamo avuto qualche problema logistico. Cerca di connettere questa scheda a un terminale e scarica i nuovi punti GPS per raggiungerci. Scusami, ciao, scappo Raffo, ciao.